questo proposito mi piacerebbe passare un secondo il microfono al dottor Patrizio Mariotti, che da questo punto di vista insomma, ha studiato per esempio la questione con grande profondità. Patrizio Mariotti, prego. Grazie, io sostanzialmente vorrei però prima di tutto dire una cosa che può sembrare banale e però non lo è affatto, sulla trasversalità e la profondità di questo lavoro cinematografico che ha fatto Mauro Venturi. Il motivo fondamentale è questo: tutti coloro i quali un po' hanno approcciato le tematiche dell'ignoto, del mistero, dell'ufologia, dell'archeologia spaziale, del complottismo, delle scienze di frontiera, delle tecnologie esotiche, sapranno che quello che sto per dire corrisponde esattamente a verità. La trasversalità di questo film è assolutamente straordinaria. Si parla di entità legate al mondo antico, sumero. La nostra civiltà attuale è stata preceduta da civiltà scomparse, atlantidee, lemuriane, di Mu, di Iperborea, dell'impero Rama, di tante realtà che ci hanno preceduto e che non sono ancora definitivamente ufficialmente riconosciute dalla storia e dall'archeologia ufficiale. Questo film ci parla ovviamente di complottismo, e ci parla di un complottismo che è quello dei giorni nostri, ma che risale al tempo della confraternita babilonese, risale al tempo dell'impero Rama. È un complottismo che ha accompagnato, si può dire, la nascita della nostra umanità, e che proprio perché l'ha accompagnato è ben vivo e ben potente ancora ai nostri giorni, anzi si ripromette di governare in qualche modo in maniera totale e globale il nostro pianeta. L'altra cosa riguarda gli alieni, ovviamente. Gli alieni accompagnano la storia della nostra umanità fin dal suo nascere. Chi ha letto qualcosa di Zaccaria Sitchin piuttosto che degli Anunnaki o di altre provenienze di tipo esobiologico conosce e sa benissimo che, a quanto sembra, e alcuni studi recenti sembrano anche confermarlo da un punto di vista antropologico e biologico e genetico, la nostra umanità, cioè l'Homo sapiens sapiens, la nostra specie, è stata probabilmente ibridata, in qualche modo co-creata da una serie di alieni, probabilmente non un solo tipo, non una sola specie. Ancora la trasversalità di questo film va a toccare, e qui trovo invece che è sfuggita una verve, una nuance di speranza alla fine di questo film, perché alla fine di questo film c'è una sorta di liberazione, c'è una sorta di emancipazione, ma soprattutto c'è anche una nuova dimensione di riconoscere e conoscere all'interno di noi stessi una parte animica che è presente, che è viva, che è vitale, che forse è la cosa più potente e più eterna in peritura di questa dimensione, di questo universo, che può entrare in un contatto più, come dire, cosciente, più maturo e più bipolare con il contenitore che la ospita, e cioè con noi. E questo è uno degli studi che Corrado Malanga, a cui va dato tanto merito, ha cercato di portare avanti soprattutto con le ultime tecniche e con le ultime ricerche. E ancora, scusate se mi dilungo, la trasversalità di questo film legata al fatto che ciclicamente, e anche questo si vede in questo film quando si sente e si vede parlare di entità, di militari, di quant'altro, cioè questo pianeta ha vissuto tanti cicli, ha vissuto tante dinamiche, probabilmente gaussiane, probabilmente di andata e ritorno, di flusso e riflusso, e forse ci troviamo vicino a uno di questi momenti di giro di boa. Non parlo necessariamente del 2012, ma possiamo parlare di tante cose: sono vicine le emissioni massive coronali solari, sono vicine altri fenomeni legati a corpi transnettuniani e transplutoniani che si stanno avvicinando o che stanno entrando nelle orbite interne del nostro sistema solare. Chi lo sa che nel film di Varo non ci sia un barlume, un embrione di una qualche trasformazione interna che può forse, chi lo sa, in qualche modo ricollegarsi al famoso salto quantico, al famoso salto di quinta dimensione che è tanto caro a certi ambienti New Age. E ancora potrei dire tante altre cose, ma non voglio tediarvi, perché in realtà quello che vorrei venisse riconosciuto a quest'opera è proprio la sua profondità e la sua trasversalità e il coraggio di andare a toccare argomenti come quelli del complottismo, dei militari, dei rapimenti alieni, particolarmente pesanti, poco conosciuti al grande pubblico, se non affatto, e soprattutto argomenti che ovviamente sono piaghe aperte, sono ferite sensibili, per cui chi li tocca, chi li percorre, chi li indaga, chi li scandaglia, finisce prima o poi in un modo o nell'altro per avere dei problemi, a volte abbastanza grossi. A Corrado Palanga hanno tagliato due volte il piantone dello sterzo della macchina.
Allora, queste sono cose che vanno dette, perché non è che qui si gioca o siccome non ci sono altri, diciamo così, impegni o argomenti sui quali gestirsi, allora ci si occupa di alieni piuttosto che di complottismo. Questo è un film che va premiato per il coraggio, per la profondità, per la trasversalità e in un certo senso potrei dire per la polifunzionalità che ha al suo interno. L'altra cosa, rispondo al nostro amico Maurizio Baiada, che nel nostro ambiente tutti più o meno conosciamo, e che è una domanda che io stesso ho posto a Corrado Malanga. Io sono pure un abdotto, sono stato un abdotto e quindi conosco Corrado da diversi anni e ho vissuto anche alcune delle sue tecniche più recenti e più veloci, se non altro. Ma la dicotomia nel mondo ufologico, nel campo esobiologico, fra coloro che sostengono che gli alieni sono tutti buoni, al massimo o al peggio sono neutri, e chi come Corrado sostiene che in realtà sono abbastanza cattivi tutti e al massimo forse incontriamo qualcuno che è neutro. Allora, questa tutti conosciamo per esperienza di vita, per percezione della realtà, che la realtà in cui viviamo è duale, per cui se c'è un nero c'è per forza un bianco, se c'è un sopra c'è per forza un sotto, se c'è un cattivo c'è un buono, se c'è luce c'è nero, c'è oscurità, è tutto così. E conseguentemente agli alieni cattivi sicuramente corrisponde una fazione, in qualche modo, non dico opposta, ma diversa, in cui si possono ravvisare delle caratteristiche sicuramente più piacevoli. Resta un fatto però, eppure questo è confermato dalla realtà, dalla vita di tutti i giori. Come diceva appunto Ermete Trismegisto e la tradizione ermetica, così in alto come in basso. Micro e macrocosmo si intercompenetrano costantemente, ogni istante della nostra vita in ogni maniera. E allora su questa base, su questa metafora, andrebbe riconosciuto un fatto, che se io esco per le strade del mondo e incontro 10.000 persone che fanno parte dell'umanità, di tutti cui, in cui tutti noi ci riconosciamo, è molto più facile che incontro delle persone non di grandissimo spessore forse, non di grandissima capacità, di grandissimo coraggio, di grandissima dignità. Non saranno molte e ce ne saranno di più che probabilmente mi vorrebbero dare una botta in testa, mi vorrebbero fregare il portafoglio, mi vorrebbero truffare, in qualche modo vorrebbero raggirarmi per un loro tornaconto che può essere più o meno grave o pesante. Ma quante persone fra queste 10.000 potrei riconoscerle in una Madre Teresa, in un San Francesco, in un Buddha, in un Krishna, in un Padre Pio, in un Cristo? Pochissime. E allora, poiché questo è il discorso e questa è la metafora che volevo farvi, così come fra noi, anche nel cosmo, anche nelle varie dimensioni, secondo me è lo stesso tipo di proporzione. Il bene c'è, ma non è paritetico e non è certo maggiore del male. Purtroppo è in una forma di minorità, è una forma di proporzionalità inferiore. E quindi il film di Varo e gli studi di Corrado, secondo me, purtroppo si occupano di quella che è la parte più preponderante e più invasiva di ciò che ci circonda. Grazie.